E sono le ore 15, benvenuti a Listening Stars, benvenuti su radiostellapiemonte.net da parte di Edoardo Prato e ovviamente al mio inseparabile unico collega Marco Vietti. Ciao Marco! Buon pomeriggio Edoardo e un grande benvenuto al pubblico di Listening Stars che ci ascolta da casa. Oggi affrontiamo una puntata ricca di argomenti di cui parlare. Naturalmente anche voi da casa potete dire la vostra sulla nostra chat. Ricordiamo che per scrivere basta registrarsi sul nostro sito oppure chiamandoci su Skype cercando Gianni Ricci. E perfetto, come sapete non siamo un programma con ospiti perché i protagonisti di questa trasmissione siete voi, coloro i quali ci ascoltano tutti i sabati dalle 15 alle 17 e lunedì dalle 20 alle 21 su radiostellapiemonte.net. Bene, oggi facciamo un'eccezione perché abbiamo in studio due ospiti che ci parleranno in modo tecnico di TAV, il treno ad alta velocità che sta per essere costruito nella Val di Susa e che sta suscitando tante polemiche. Sì, i nostri ospiti sono Luca Carabetta. Buongiorno a tutti. E Silvio Montesini. Buongiorno a tutti. Benvenuti su Listening Stars, ragazzi. Dopo, naturalmente, vi presenterete in modo più approfondito al nostro pubblico. Ma adesso partiamo subito con un po' di buona musica. Questo è Bruce Springsteen con We Take Care of Our Own. La notte e noi torniamo a parlare con i nostri due ospiti, caro Marco. Sì, sì, sì. Perché adesso li facciamo un po' presentare. Allora, intanto partiamo da Luca, che lo vedo già pronto con le cuffie e il microfono. Io mi chiamo Luca Carabetta, studio ingegneria energetica al Politecnico di Torino e mi occupo di consulenza informatica. Bene, bene, va. Perfetto. Invece Silvio, cosa fai? Allora, io sono Silvio Montesini, sono un perito agrario e studio agraria all'Università di Torino. Ah, perfetto. Quindi due studiosi, sì, no? Sì, finalmente gente seria, gente non due seria, no? Come me e Marco. Bene, bene, allora direi di procedere subito con l'argomento. Vai, vai Marco. Sì, dunque, noi vi parliamo da ignoranti proprio in materia, noi non ne sappiamo niente, quindi ci siamo scritti delle domande che la prima è: prima di tutto, che cos'è il TAV? Quale sarà il suo percorso, i costi stimati e i tempi per completarla? Ok, allora intanto con TAV noi intendiamo treno ad alta velocità, è una categoria di treni che raggiungono certe velocità. Certo. Immagino ci si faccia riferimento a quello che sta succedendo in Val Susa. Il progetto della Val Susa non possiamo chiamarlo TAV, lo dobbiamo chiamare come il progetto lo dice, quindi nuova linea Torino-Lione. Oh, quindi okay, una linea merci che toccherà certe punte di velocità che non arriveranno 300 km all'ora, arriveranno massimo 220 km all'ora. Diciamo che lo stato attuale del progetto è la prima parte del progetto totale, si chiama progetto preliminare, è un progetto che dà delle indicazioni di massima, dopodiché ci deve essere il progetto definitivo e il progetto esecutivo, quindi i tempi della realizzazione sono un po' sono in dubbio, diciamo, sì, perché sì. Non sappiamo ancora quando finirà la fase di progettazione. Ah, quindi c'è ancora una fase di progettazione. Certo, ha finito definitivo, esecutivo. E dopodiché il cantiere da progetto possiamo leggere che durerà sui 10 anni. Perfetto. Sui costi... Marco possiamo fare tutto nel mentre. Sì, possiamo anche sposarci nel mentre. Mi sposo, faccio famiglia, poi prendo il treno. Ok, sui costi diciamo che siamo sui 9.8 miliardi, poi ovviamente il progetto preliminare dà appunto delle indicazioni di massima, quindi potrebbero facilmente lievitare. Un dato interessante, se dividiamo per i chilometri, il costo al chilometro sono più o meno 130 milioni di euro. Ah però, ah però. Forse vogliamo fare un conto veloce, sono 130 per 1300 euro al centimetro, che questo è importante. Poi possiamo dire che anche al centimetro, renditi conto Marco, siamo riusciti, quanto siamo tecnici. Siamo tecnici, ricorda Gianni Morani. Sì. Continua pure Luca. Certo. Queste stime sono del 2009, in mezzo c'è una profonda crisi economica, quindi possiamo ipotizzare che i costi siano lievitati di un 10-15%. Ah, comunque siamo intorno a quelle cifre lì. Certo. Per quanto riguarda la durata, vorrei dire ancora una cosa, perché per ogni progettazione, per ogni analisi ci basiamo anche sui dati storici. Certo. I dati storici di LTF, che è l'azienda che si occupa, la ditta che si occupa della realizzazione del progetto, ci dicono che la media di costruzione di opere
si aggira, opera ferroviaria, si aggira circa 1.5 metri al giorno. Faccio un esempio, adesso in Valsusa quello che sta succedendo praticamente è la realizzazione di un cantiere, diciamo un tunnel, che andrà a sondare il terreno, ci dirà da che cosa, di che cosa è composto. Certo, certo. Questo tunnel dovrebbe essere lungo più o meno 7 chilometri e quindi secondo questa media più o meno siamo intorno ai 14 anni più o meno, per solo il tunnel di preparazione. Ah, solo il tunnel di preparazione. Che non è appunto il tunnel definitivo. Quindi direi che più o meno. Fino qua tutto bene. Complimenti, sei veramente informatissimo. Perfetto, tecnico quasi. Sì, sei un tecnico, no? Possiamo definirti un mezzo tecnico. Mezzo tecnico. Ricordiamo che loro due vivono in Valsusa e vivono una situazione ogni giorno, questa situazione comunque di disagio, perché credo che a nessuno faccia piacere vedere dei camion che passano ogni giorno avanti e indietro, comunque i cantieri che sono giganteschi. Certo. Diciamo che comunque questa cosa è qualcosa che si prospetterà eventualmente nel futuro, per ora... Bene, abbiamo un transito. Dobbiamo passare ai Nickel Black con How Do You Remind Me? I Negramaro con Londra brucia. Bellissima canzone. Sì. Allora, ritorniamo sull'argomento del TAV. Io ho una domanda per tutte e due, adesso me la sono studiata a casa, adesso ve la dico. Allora, dunque, innanzitutto si è dibattuto molto sulla presenza o meno dell'amianto. Dove verrà scavato il tunnel, innanzitutto? E in conclusione, è presente o no l'amianto? Insomma, si è sentito parlare anche di radioattività. Ok, per quanto riguarda l'amianto non si parla di radioattività, ma l'amianto può causare problemi a livello respiratorio, quindi tumori polmonari. Parlando un attimo di radioattività, poi torno sull'amianto, molti dicono non c'è, il dato effettivo è che quello che c'è all'interno della montagna dove si dovrà fare il tunnel di base, quello lungo 57 km, assolutamente non si può dire che cosa ci sarà. Quello che possiamo dire però è che il territorio è ricco di filoni, sia di amianto che di uranio. Cioè, per fare un esempio, bisogna scavare per vedere se c'è. Esatto. Ah, okay. Per fare un esempio, possiamo ricordare che nella zona di Venaus-Giaglione, vicino all'ingresso del tunnel, c'è una miniera di uranio sfruttata fino agli anni 60-70 dei livelli di radioattività molto alti. Certo. Per quanto riguarda l'amianto, è uscito il documento del governo qualche giorno fa, parlava di quantità sporadiche di amianto, dando un picco massimo al 15%, che a me comunque sembra molto. In ogni caso, studio dei geologi hanno fatto emergere che proprio l'amianto è presente, anche quello in filoni, e che non si può avere un dato certo su quel che si tirerà poi fuori dalla montagna. Certo. Allora, io voglio solo fare una piccola critica al progetto, cioè che nel progetto si dice ci sarà ma si riuscirà a contenere e non si va oltre. È anche interessante capire come poi lo smaltiscono, se si può smaltire. Bisogna dare delle informazioni alla cittadinanza locale e globale italiana sulle modalità con le quali verrà trattato. Certo, per quanto riguarda le opere ferroviarie e l'amianto, faccio parlare un attimo Silvio che ricorda un episodio. Silvio Montesini, ospita radiostellapiemonte.net. Prego. Sì, allora riprendo il documento uscito qualche giorno fa, cioè pubblicato dal governo, il famoso documento dei 14 punti. Ah, sì, ce l'abbiamo anche noi. Esatto, punto 12 si scopre che ci sono procedure di sicurezza già adottate per il trattamento dell'amianto, tra cui viene citato anche Cesana di Torino. Ah, bene. Dove c'è insomma il complesso olimpico? Sì, dove c'è il complesso olimpico. Ah. Tra la strada che collega Cesana a Clavière, che tra l'altro è uno dei collegamenti già esistenti con la Francia, da 5 anni c'è una galleria che è ferma per il semplice fatto che all'interno sono state trovate delle vene di amianto, di cui quella più grossa diciamo è una vena di 100 metri e non si sa bene come trattarla e soprattutto non ci sono i soldi. Ah. Quindi mancano proprio i fondi. Anche un problema economico, un problema economico, non solo ambientale. Certo. Perfetto.
Vuoi dire qualcos'altro? Vuoi aggiungere qualcosa? No, voglio dire che appunto la critica mossa al progetto è quella che il progetto dice: tratteremo questa come i progetti passati, e poi si scopre che i progetti passati sono fermi. Sono fermi per problemi. È stato trovato dell'amianto, quindi preoccupazioni sono queste. O perché non ci sono i soldi. Esatto. Ah, ok, bene. Bene, allora anche questa domanda è andata. Insomma, sì. Speriamo che tutti gli ascoltatori abbiano capito qual è il problema, insomma, tecnico. Certo, naturalmente. Poi ricordiamo che voi da casa potete farci delle domande sia sulla chat, che è molto semplice, basta registrarsi, in alto a destra potete vedere il link, oppure cercando su Skype Gianni Ricci. Bene, allora noi passiamo subito alla musica con Madonna, Give Me All Your Loving. Radio Stella Piemonte, i Kasabian con Goodbye Kiss. Bellissima canzone. Rientriamo un po' nell'argomento del TAV. Adesso c'è Silvio Montesini che ci spiegherà qualcosina. Marco, tu hai una domanda? Lo so, te lo leggo negli occhi. Sì. Io dico, chiedo, l'Italia senza il TAV non rischia di rimanere isolata dall'Europa? Ricordiamo che anche il Premier Monti ha sottolineato questo argomento. Allora, come già ricordato nell'intervento precedente, la Valsusa e quindi il Piemonte, l'Italia attraverso questa valle è già collegata alla Francia da due statali, una ferrovia e un'autostrada. Ah. Quindi già dire che siamo tagliati fuori direi che non è vero. Certo. Effettivamente noi andiamo a sciare anche lì. Infatti prendiamo il Frejus per andare in Francia, anche quello. Sì. Vorrei ricordare poi che nel 2006 si sono svolte le Olimpiadi invernali qui da noi, quindi voglio dire, è passata gente veramente che arrivava da ogni parte del mondo, quindi comunque non penso sia un posto isolato e irraggiungibile. Certo. Poi ricordiamo sempre che due anni fa sono stati spesi dei soldi per far abbassare la linea ferroviaria sotto il tunnel di connessione con la Francia, per permettere ai treni merci di passare sotto questo tunnel con anche i container sopra. Quindi adesso nella linea storica, la linea che già esiste, che è la linea che è sottoutilizzata, non è un'opinione personale ma sono dati tecnici. Certo. Vi invito a chiunque ad andare a sedersi in una stazione e contare i treni che passano. È un bel passatempo. Facciamo gli treni. Dovete andare e poi ci dite quanti treni passano. E quindi niente, questa linea qua può già sopportare un incremento di merci su questa linea. La possibilità di mettere i treni e i camion sui treni esiste già. Quindi si tratta solo di invogliare le aziende a fare questa cosa qui, che si può già fare con quello che c'è adesso. Cioè, se ho capito bene, cioè riutilizzare la vecchia linea la linea attuale, per costruirci sopra quella ad alta velocità. Sì, diciamo che si può parlare anche una sorta di riammodernamento della linea storica. Sì, come è successo per la Torino-Milano, dico bene. Sì, no? Lì hanno anche fatto l'alta velocità, se non sbaglio. Sì, ma alcuni punti sono uguali. Sono identici, sì, è vero, è vero. Dunque, perfetto, quindi ripetiamo, hanno detto che l'Italia non rischia di essere isolata, anche perché ci sono state le Olimpiadi Torino, quindi sono arrivati milioni di persone a Torino e non mi sembra che ci siano stati dei problemi, però. L'alta velocità non si può fare in nessuna parte dell'arco alpino? Sì, infatti, quello che stavo per chiedere io, cioè non si può far passare da un'altra parte? In realtà il problema non è tanto se passa in Valsusa o da altre parti, il problema è proprio il giustificare l'utilità di quest'opera. Quando c'è una linea che non è utilizzata, penso che la maggior parte degli italiani comunque ragiona in questo modo: se è una cosa che è poco utilizzata, perché ne devo fare un'altra cosa che serve per fare la stessa roba? Certo, quindi dal punto di vista tecnico non cambierebbe nulla, perché uno la fa passare sulla linea attuale e risolve il problema. Il problema è proprio questo, cioè in quella direttrice Francia-Italia passano un tot di merci che stanno ben al di sotto delle soglie sopportabili della linea. Certo. È dimostrato che il grande flusso di merci va da nord a sud, quindi passa dal Gottardo, dalla Svizzera, quella parte lì. Dunque, quello che la popolazione locale chiede, ma serve davvero
questa linea porterebbe davvero un miglioramento, se nemmeno passano tante merci tali da saturarla già. Certo, certo. Beh, allora, insomma, siete stati esaustivi nella risposta. Sì, no, io abbiamo capito tutto. Faccio ancora i complimenti ai nostri ospiti, perché grazie. Hanno la nostra età, un anno in più di noi, ricordiamo, sono del 91, se non sbaglio. 92. Io 92. Ah, appena la mia età. Quindi hanno la nostra età, siamo tutti giovani qua e siamo tutti anche informatissimi, vi faccio i complimenti. La prossima canzone sono sì, in... No, volevo solamente prego. Ricordare che chi vuole interagire durante la diretta, insomma, può farlo. Prossima canzone? Il Lloyd con Dedication to My Ex. E questa era la grandissima Lego House di Ed Sheeran. La conosci, Marco? Ovvio, ovvio, l'abbiamo già messa la scorsa puntata. Certo. Non solo grande musica. È una new hit che sta passando in molte radio, naturalmente, su radiostellapiemonte.net. Non poteva mancare. Bene, allora ricordiamo che chiunque volesse chiamarci da via Skype può farlo, basta seguire il link diretto sulla pagina della chat e poi cliccare Gianni Ricci, che è il nostro direttore, ma come al solito rispondiamo noi. Ovvio. Torniamo sull'argomento. Certamente, dunque... faccio io una domanda, fai tu, vai. Io ho una domanda che è veramente importante e la rivolgo a tutte e due, poi decidete un po' chi vuole rispondere. Bene, allora, è questa qui, con l'uso del TAV per trasportare le merci da ovest a est, dall'Europa e viceversa ovviamente, non ci sarebbero meno emissioni di CO2? Ok, il problema... Se la giudica Luca Carabetta... Me la giudica, per velocità me la giudica. Vai. Il problema sta principalmente nel metodo di analisi di queste opere. In generale noi possiamo dire che il treno consuma meno CO2, in questo caso dei TIR, perché certo. Qua stiamo mettendo a paragone due diversi sistemi di trasporto. Certo, sì, uno. In generale è vero in certe condizioni, con certe premesse, e la premessa è a regime, quando funziona. Quindi sì. Quando il treno è già realizzato, quando sta andando a pieno regime, allora sì, consuma meno CO2 rispetto ai camion che porterebbero la stessa quantità di merci. Ci sono numerosi studi appunto che introducono questo modello di analisi, che si chiama analisi di ciclo di vita, potete trovare sotto il nome di LCA, sì. Che all'inglese, anche le cose tecniche, insomma. Sì, sì, all'inglese, poi interrogo Marco, ragazzi. Si chiama Life Cycle Assessment. Va bene, adesso non mi prendere anche in giro. invito quelli a casa a prendere appunti, perché io sto prendendo appunti. Questa analisi di ciclo di vita coinvolge ogni singolarità dell'opera in generale, e io per spiegarla, perché mi rendo conto di non essere stato esaustivo, per spiegarla faccio l'esempio delle centrali nucleari. Ok. Al di là di uno che sia a favore o contro, non voglio entrare nel merito, però un'analisi di questo tipo che cosa prevede? L'analisi delle centrali nucleari ci dice che le emissioni di CO2 sono praticamente pari a zero. Sì. Di nuovo, questa cosa è vero quando funzionano. Ah. Allora, se noi andiamo a vedere la centrale nucleare quando viene costruita, se noi andiamo a vedere tutto il processo di dismissione che dura centinaia di anni, se noi andiamo a vedere tutto il ciclo di vita che coinvolge il combustibile, quindi certo. Dall'estrazione all'arricchimento, a seconda sì, di sì, che sì. Cosa si tratta, e sicuramente tutto questo lavoro coinvolge uno sforzo impressionante che si traduce poi in emissioni di CO2. Quindi in sostanza farlo si traduce. Faccio poi... un esempio certo, proprio semplicissimo, per esempio i camion che portano le merci per costruire materialmente la centrale, quelli sono elettrici. Ci fanno esattamente, e questo c'è per costruirla e ovviamente per spostare il combustibile esausto, per dismettere la centrale, quindi ci sono diversi aspetti. Certo. Quindi il modello di analisi è fondamentale in questo discorso. Se vogliamo tornare alla nuova linea Torino-Lione, ci hai detto, ma il treno porterà dei vantaggi ecologici. Appunto, questo è vero a regime, quando funziona. Quando funziona. Noi vediamo, 10 anni di cantiere coinvolgeranno uno sforzo di mezzi operatori impressionante e diciamo che ci sarà una grossa emissione di CO2. Secondo dei calcoli che sono stati fatti dal Politecnico di Torino, sappiamo che tutta questa CO2 tornerà indietro, nel senso il vantaggio, quando lo vedremo? Nel lungo periodo. Lo vedremo nel lungo periodo, che si traduce in 30, 40, 50 anni, però... Perfetto, ho tempo di diventare con i capelli bianchi. Ma sottolineiamolo, a regime, ma a regime anche di treni, nel senso con una... quantità di treni dai 250 ai 300 treni al giorno, mentre vediamo che oggi la linea è assolutamente sottosviluppata, certo, sottoutilizzata. Faremo quell'indagine che ha detto prima Silvio. Esattamente.
perfetto. Dunque, io sento che anche a Rivoli, no? Tu, ci saranno dei cantieri, perché io personalmente abito a Rivoli anche Edoardo, no? Qualcosina ce lo spieghi dopo? Sì, magari sì, perché sta arrivando un'altra grandissima artista, sicuramente la conoscerete. Ricordo solamente che chi vuole chiamare può farlo, ovviamente. Anche per saluti. Sì, anche per saluti, complimenti. Insomma, guabbia agli ingegneri. Quasi ingegneri. Vabbè, quasi ingegneri. E questa è Jesse J con Domino. Radio Stella Piemonte, enjoy. E questa voce calda, bella, era di Adele con Turning Tables. Ovviamente. Ricordiamo che abbiamo ospiti Luca Carabetta. Assolutamente sì. E Silvio Montesini, sì. Bisogna felice oggi. Cavolo, c'è due ospiti che... Sono grandissimi, veramente. Ancora i nostri complimenti. Dunque, io volevo farvi una domanda, perché ho letto che grazie al cantiere del TAV ci saranno più di 2000 impieghi fissi per la costruzione del tunnel, naturalmente. E l'indotto creato per quest'opera ne porterà ulteriori. Certo. Non sarebbe quindi, faccio voi la domanda, poi chi vuole rispondere decidete voi. La basiamo come sarabanda, no? Sì, chi risponde prima schiaccia il pulsante. Ok. Non sarebbe un beneficio per la popolazione e soprattutto in questo momento di crisi economica? Allora, ho scacciato prima io il pulsante. E quindi rispondo io. Dunque, i proponenti dell'opera dicono che ci saranno questi 2000 posti di lavoro e certo, perché non fidarci? Fidiamoci. Però non hanno tenuto conto di tutte le persone che perderanno questo posto di lavoro. Cioè, per esempio, gli agricoltori su cui faranno questo il cantiere perderanno i loro terreni e quindi non potranno più coltivare quello che gli serve per vivere per diversi anni, certo. Sia la durata del cantiere che anche dopo un po' di tempo, perché ovviamente il suolo quando viene compattato non è che poi dopo posso riutilizzarlo subito come se non ci fosse quindi, successo niente. Dal punto di vista tecnico, su questo territorio qua non si può più fare nulla, cioè poi rimarrà il cantiere lì. Si può cercare di riqualificare la zona, sicuramente quello io ho sentito anche parlare al governo che stanzierà dei fondi per queste persone che riceveranno dei danni sul territorio dove lavorano. Sì, se per fondi il governo intende dare stipendi a un bel po' di persone per più di 15 anni, prego, tanto sono tutti soldi, cioè voglio dire, sono soldi pubblici poi. Quello quindi, sì. E comunque diciamo che oltre agli agricoltori che sono quelli toccati dal punto di vista ambientale, anche tutto quello che è il settore turistico della Val di Susa avrà dei danni, perché comunque io chiedo a voi due conduttori se andreste in un posto in vacanza dove sapete che ci sono dei cantieri, dove sapete che aprite la finestra e che bell'aria, un bel po' di polvere nei vostri polmoni. Sì, io sì, personalmente certo. Vado a Salice Dulcio e questa cosa non ci avevo pensato, però sì, sarebbe da pensarci. Comunque non saprei, perché io la casa lì dovrei pensarci un pochino, però per adesso sinceramente non sono molto spaventato, però chissà. Sì, diciamo certo, che io ho una domanda, ma magari la possibilità di spostare questo terreno che hanno magari da un'altra parte, ma comunque mantenerlo, è possibile oppure non esiste? Ma per questo terreno sì, nel senso che se un agricoltore ha un appezzamento dove deve sorgere il cantiere possono anche spostargli l'appezzamento. Il problema è che se poi glielo spostano a Candy Castiglia va in perdita, nel senso che si deve fare chilometri e chilometri per andare nelle vicinanze. Diciamo che la Val Susa è una valle abbastanza larga, ma non troppo, nel senso che lo spazio è finito, i cantieri occupano lo spazio che devono. Certo, diciamo che da questi cantieri qua poi ne deriva anche una diminuzione, una svalutazione edilizia delle case che sono in queste aree qua. Senza contare che, sì, è vero, questi 2000 posti di lavoro ci sono per fare l'opera, mm-hmm. È ad opera finita. Sì, certo. Ci sono 2000 posti di 2000 persone che non sapranno questo cosa non fare. Si pensa di solito sì. Subito quando si dice 4000 posti di lavoro, perché poi un giorno o l'altro questo però finirà, no? Magari verranno impiegati in altri cantieri, non so, nel futuro si faranno altre tratte o non so, altri tipi di cantieri, non per forza un treno. Sì, infatti, vediamo. Naturalmente, nel breve periodo c'è questo vantaggio e svantaggio per la popolazione, no? Sì. E poi magari nel lungo periodo ci saranno altri problemi.
immagino. Sì, perché... oppure la situazione si può ribaltare e trovare dei benefici. Non lo sappiamo. Noi oggi parliamo di dati tecnici, questi sono i dati inerenti ai costi di lavoro. Naturalmente, credo che a nessuno faccia piacere che passi un treno sul proprio terreno, sul pianerottolo di casa, questo è ovvio. E adesso grande musica con Mika, We Are Golden. E questo era Antonello Venditti con Unica. Ma adesso, signore e signori, abbiamo un ospite telefonico. Marco, vuoi annunciarla tu? Sì, dovrebbe esserci in linea Lalla. Sentiamo, pronto? Non c'è. Buongiorno da New York. Oh, che bella voce. Ciao Lalla, tutto bene? Sì, tutto bene, sono a letto, sono mezza addormentata perché qua sono le 10:30 di mattina di sabato. Ricordiamo che Lalla chiama da New York. Quindi adesso scende e va da Starbucks. Bene. Beh, ovvio. Bene, perfetto. Allora, hai sentito? Sì, certo. Sì, assolutamente. Hai seguito un po' la nostra puntata? Ti è piaciuta? Sì, da metà, perché mi sono alzata tipo mezz'ora fa, però come al solito vi seguo sempre, grandissimi. Grazie. E un saluto anche ai due ospiti. Grazie. E cambiamo. Perfetto. Ok. Bene. Vuoi fare, non so, magari una domanda, vuoi dire qualcosa, vuoi salutare, vuoi vuoi dire cosa? Saluta gli amici di Lei Gueglia. Sì, perfetto. Allora, noi per tantissimi. Sì, c'è la linea che va. Solo salutarvi e farvi dei complimenti per il programma. Perfetto, grazie Lalla. Grazie mille Lalla, allora ci sentiamo. Mi raccomando, segui sempre radiostellapiemonte.net. Listening Stars, ovviamente. Grazie, ciao. Ciao Lalla, ciao. Ciao, grandi. Perfetto, allora torniamo a noi. Perché? Altra domanda, velocissima, sempre sul TAV. Dunque, la Francia, si sente sempre parlare della Francia, che è lei più avanti dei lavori, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì, ma a che punto è, voi che siete qua, esperti? Allora, diciamo che in Francia sono state realizzate quelle che sono le discenderie, ovvero sono stati realizzati 3 tunnel geognostici. Cioè, aspetta, geognostico? Sono tunnel che servono per capire la struttura interna della montagna, cioè perfetto, per capire cosa c'è dentro la montagna. Perfetto, no, te l'ho chiesto perché magari... Sì, no. Non lo so io, ottima domanda. E... quindi in Francia ci sono queste 3 discenderie che non sono poi le future gallerie di servizio per quello che dovrebbe essere il tunnel di base. Certo. Però, quindi il tunnel di base non è ancora costruito? Il tunnel di base non è ancora stato iniziato neanche in Francia. Quindi questo bisogna chiarirlo, perché si fa molta confusione su questo. Sì, infatti. È un dato di fatto, è questo. Prego. Sì, anche il progetto per la tratta francese non esiste ancora, quindi è anche per questo che i sindaci francesi sono tutti d'accordo, cioè sono tutti favorevoli, perché non hanno ancora visto il progetto. Questa cosa qui è una cosa che... Certo. Detta così vuol dire, ma come? Dicono tutti che... Eppure il progetto non c'è ancora. Ah, perfetto. E io sapevo che in Francia comunque hanno un altro metodo di... lavoro. Non solo di lavoro, ma di comunicazione con la cittadinanza. Sì. Perché risale addirittura dalla Rivoluzione Francese, se non sbaglio, che loro prima di fare un'opera, una grande opera, come appunto il TAV, parlano tantissimo, comunicano con i cittadini. Cioè, non spiegherà a tutti quali saranno poi i rischi ovviamente, e quale cose. Infatti, quindi... ma dicono anche cose che... diciamo non sono a loro favore, cosa che dovrebbe fare ogni stato del mondo, non solo l'Italia e la Francia. Infatti per quello noi, Marco, oggi facciamo questa puntata, per spiegare a tutti che cosa succede. Esatto, quello che avete detto voi è quella che in Francia viene chiamata inchiesta pubblica. Appunto viene presentata l'opera che si vuole realizzare alla popolazione, insieme alla popolazione si discute, ma si discute nel senso che ogni cittadino può parlare e dire cosa c'è che va e cosa c'è che non va dell'opera, e questo cittadino qua comunque viene ascoltato. Ah, ovviamente. Quindi la politica, in questo caso in Francia, ha ascoltato le ragioni della protesta. Sì, certo, però ricordiamo che anche il governo italiano comunque qualcosina... Anche il governo italiano qualcosina ha ascoltato, però se ci sono queste problematiche degli ultimi giorni e anche degli ultimi anni, diciamo che forse... Forse un ascolto maggiore sarebbe gradito. Ovviamente, perché la parola, ricordiamo, come la radio, la parola è la cosa più importante ovunque. Dunque, prossima canzone. Grazie intanto. Radio Stella Piemonte, enjoy.
E questa era Emma, Non è l'inferno, 16:45 su radiostellapiemonte.net, questo ovviamente è Listening Stars. Ovviamente con Edoardo e Marco, e ricordiamo che abbiamo due ospiti oggi. Due super ospiti che si sono veramente, ancora i miei complimenti, sono Luca Carabetta e Silvio Montesino. Bravo. Perfetto. Dunque, ho una domanda. Prego, prego. Perché mi escono così. Prego, dottore. Naturali. Dunque, uno dei due, adesso pronti, mano sul buzzer, si è sentito parlare di inquinamento atmosferico, alla cantierizzazione. Bravo, si è prenotato Luca Carabetta, laureando in ingegneria energetica. Sì, intanto lo riconfermo, i dati che trattiamo sono i dati del progetto. Certo. E abbiamo fatto anche noi dei conti in ogni caso. Allora, il progetto ci parla di dati importanti di inquinamento atmosferico, si parla addirittura di un incremento del 10% delle malattie respiratorie e cardiache. Poi, questa non è una bella cosa. No. Ci chiediamo anche come mai nel documento governativo sia uscito un dato diverso dal progetto, cioè zero impatto ambientale. Cioè, quindi il governo ha detto una cosa e chi ha fatto il progetto ne ha detto un'altra. Si parla di zero impatto ambientale da un lato e di incremento di malattie, quindi c'è anche una sorta di, non so, di contrapposizione comunque il lato tecnico è un po' strano secondo me. Un dato del progetto importante, Marco prima mi chiedeva della zona di Rivoli. Certo. Perché dovete sapere, scusa un attimo, dovete sapere che qua fuori, cioè mentre eravamo fuori onda, io e Marco abbiamo preso carta, penna e calamaio e ci siamo messi a fare tutte le domande del caso ai nostri due ospiti, perché insomma siamo anche noi curiosi. Noi qua siamo a Moncalieri, il nostro studio, però noi abitiamo a Rivoli, prego Luca. Scusami. No, figurati, nella zona di Rivoli sorgerà il più grande cantiere della tratta, sono circa 20 campi da calcio e sono stati fatti degli studi di impatto ambientale. A me piace citare quello ad esempio delle polveri di azoto, era il primo che ci è capitato, degli ossidi di azoto, scusatemi, certo. Il primo che ci è capitato sotto mano, e si vede proprio una zona rossa che circonda tutta un'area di Rivoli, poi si va a vedere che cosa c'è in quella zona rossa. E c'è l'ospedale. Certo. Allora, quindi è proprio vicino. Un dato importante, proprio al centro della zona che non è rossa ma Bordeaux. Ah, è quella cartina che ho visto prima, sì. Esatto. Posso confermare anch'io che... Vuoi ricordare il tuo sito internet, Luca? Magari lo possono trovare. Sì, il mio sito è lucacarabetta.it, ci sono un po' di informazioni all'interno, potete anche scrivervi via mail o a me o... Adesso poi lo scriviamo sulla nostra chat perché Interessa. E niente, l'importante è anche ricordare di quanto è questo incremento. Certo. Allora, nel caso degli ossidi di azoto siamo a due volte superiore la soglia nazionale. Ecco, gli ossidi d'azoto, cosa sono? Quelli che escono dalle macchine? Diciamo, sono generati dai mezzi operatrici, quindi stanno attorno tutta l'area di cantiere. Quindi le macchine da costruzione. Esatto. O di trasporto. Di trasporto. Un altro problema legato all'inquinamento riguarda quello che si chiama smarino. Lo smarino è il materiale estratto dalla terra, dalla roccia. Certo. E abbiamo parlato prima di amianto, abbiamo parlato di uranio, abbiamo detto che ci sono dei metodi per prevenire certe conseguenze drastiche. Certo. Però c'è un dato importante, ci dice che il 40%, se non ricordo male, dovrei andare a ricontrollare, comunque una sostanziosa parte della torta andrà destinata all'edilizia. Quindi si parla di cementi, si parla di intonaci. Certo. Ed è una cosa abbastanza grave che abbia un ripiego così. Certo. Sì. Ovviamente. Assolutamente no, sì. A me ha colpito molto, dato che io abito a Rivoli, volevo sottolineare, mi ha colpito il fatto che vicino al cantiere ci sia l'ospedale, e che è una cosa abbastanza sì. Che sia un cantiere anche per una strada, comunque qua non si parla di strada, ospedale, ma si parla di treno ad alta velocità, un cantiere, quanti campi da calcio? 20 campi da calcio. Ecco, perfetto. Che sono esattamente 146.000 metri quadrati, quindi sono 14,6 ettari. Bene, allora ringraziamo ancora una volta Luca Carabetta e Silvio Montesini, e adesso Touch and Go, Would You Go to Bed With Me? Radio Stella Piemonte, enjoy. Questi erano i Touch and Go. Would you go
to bed with me, perché la canzone è censurata nel nome, è ufficialmente Would you? Sì. Con gli asterischi, infatti, quando l'ho vista per esteso non ci credevo. Vabbè. Bene, allora di nuovo ospiti con noi, cioè di nuovo, sempre ospiti con noi, Luca Carabetta e Silvio Montesini e Marco Vieno. Beh, io non sono ospite, perché un giorno mi inviti nella tua trasmissione? Sì, ti inviterò un giorno, non ti preoccupare. Bene, allora continuiamo a parlare di TAP, continuiamo l'argomento di prima. Sì, se non siamo all'ultimo intervento, siamo alla fine della nostra puntata, quindi un minuto a testa, vai. Ah, sì, concludiamo. Volevo parlare appunto del futuro, diciamo. Certo. Quello che si dice, ma allora si può o non si può fare? Cosa si potrebbe fare, ecco, di altro? Quello che posso rispondere appunto è di reinvestire nelle scuole, nell'edilizia, nella sanità, in tutti quei settori che evidentemente sono carenti in Italia. E per quanto riguarda i treni, le linee ferroviarie? Esatto, se vogliamo poi rientrare nel settore trasporti, intanto si potrebbe sicuramente investire sulla banda larga, quindi su internet, possiamo considerare un mezzo di trasporto di informazione. Che è un'infrastruttura, no? E poi qua io ho portato un dato che arriva da uno speciale sulla manovra finanziaria del governo Monti di Repubblica, era un inserto, fonte Legambiente: le linee ferroviarie pendolari in Italia stanno al 47,2% rispetto alla media europea. Sì, sì. Quindi istintivamente io dico, ma potenziamo le linee pendolari che tanto ci stanno creando dei problemi. Sì, basta vedere le strisce della notizia che va spesso a intervistare i pendolari che sono... lasciamo stare, prego. E poi diciamo che tutti questi soldi, come ha già detto prima Luca, potrebbero essere spesi diversamente, nel senso che ci sono delle priorità anche in Italia, tra cui per esempio la ristrutturazione della città dell'Aquila, che è ancora così come 6 aprile di qualche anno fa quando c'è stato il terremoto. Certo, abbiamo i centri storici di tutti i comuni d'Italia, che sono quelli che creano il turismo del nostro paese, il cosiddetto bel paese Italia. Ovvio. E quindi abbiamo tutti questi centri storici qui che stanno cadendo a pezzi, forse converrebbe investire i soldi in queste cose qua. Ecco, ma l'Unione Europea a queste cose non ci pensa, perché non, dato che è molto sensibile a questi temi, non sì, infatti. Voi non sapete. Diciamo che l'Unione Europea ha stabilito di fare un collegamento ferroviario da Lisbona a Kiev, senza peraltro scrivere da nessuna parte che questo deve essere ad alta velocità o ad alta capacità. Questo va precisato. E quindi diciamo che l'Unione Europea comunque ha detto che potrebbe finanziare a un massimo di 40, quindi un massimo del 40% del tunnel internazionale, e però comunque vorrei ricordare a tutti quanti che i soldi dell'Unione Europea in realtà sono anche soldi degli italiani. Ovvio, non sono soldi. Io frequento economia, quindi so che una parte dell'IVA che noi paghiamo sui beni va a finire all'Unione Europea e non rimane in Italia. Prego. Volevo comunque sottolineare che la responsabilità comunque rimane nazionale, perché è il governo nazionale che deve decidere se destinare tot a un'opera o tot a magari, come ho detto prima, altre opere più piccole, più diffuse sul territorio, di cui più persone possano beneficiare. Certo, ovvio. Va bene, ragazzi, voi avete concluso, immagino. Quindi volete lasciare un recapito, una mail, un sito? Intanto penso che li pubblicherete comunque sul sito. In ogni caso io lascio la mia, che è luca.carabetta@gmail.com. Ok, io lascio anche io la mia mail, è montesilvio@hotmail.it, tutto attaccato e minuscolo. Perfetto, chi vuole contattare i nostri ospiti per ulteriori domande, ulteriori approfondimenti può farlo, appunto, noi scriveremo in chat comunque questi recapiti, anche il sito di Luca. Che dire, noi vi ringraziamo per... Assolutamente sì, siete stati grandissimi e soprattutto credo abbiate fatto capire agli ascoltatori di Listening Stars quali vantaggi e quali svantaggi porta questa linea ad alta velocità. Ovviamente. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie ancora. Bene, Marco, purtroppo è arrivato il momento della parte più triste della puntata, lo sai che io mi inizio a piangere. Ogni volta quest'ora arriva questo triste momento. Lo so, dobbiamo farlo. Vai, allora salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, perché ho saputo prima che siamo andati ovunque. In tutto il mondo, non solo in Italia, ci hanno seguito in Europa, nel mondo, ricordiamo anche nell'Antartide. Anche negli armadi. E poi ovviamente ringraziamo tutti i nostri ospiti che erano presenti in chat, ringraziamo Lalla che ci ha chiamato.
telefonato da New York, pensate. Mi sento un po' il vecchio Mike, oh là là, amici ascoltatori. Comunque, noi vi diamo appuntamento lunedì dalle 20 alle 21 sempre su radiostellapiemonte.net, sempre con Edo e Marco, Listening Stars. Che dire? Ciao a tutti e grazie di averci ascoltato. Grazie ancora ai nostri ospiti. Vi salutano Marco Vietti, Edoardo Prato, Luca Carabetta e Silvia Montesini. Ciao a tutti. Ciao a tutti.